Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura un'ampia pagina politica, chiaramente ci occupiamo delle elezioni regionali. Il coordinatore regionale di Forza Italia chiude la porta a Fabrizio Di Stefano, che si è candidato a governatore con Civiche per l'Abruzzo e che nei giorni scorsi aveva anche proposto le primarie del centrodestra per la scelta del candidato presidente. Pagano ribadisce che l'ultima parola sul nome del candidato governatore per la coalizione di centrodestra spetta al tavolo nazionale dei leader, cioè a Meloni, Salvini e Berlusconi. Sentiamo il servizio. Le liste civiche che ci hanno chiesto di stare dentro il perimetro del centrodestra sono tante. Di Stefano ha fatto una scelta diversa, è uscito dal perimetro per sua iniziativa, non nostra. Nazario Pagano liquida così la querelle tutta interna al centrodestra con Fabrizio Di Stefano, ex forzista, oggi candidato presidente di regione per Civiche per l'Abruzzo. Secondo Pagano, il centrodestra saprà comunque trovare la quadra sul nome del candidato presidente che spetta a Fratelli d'Italia e ribadisce che l'ultima decisione arriverà dal tavolo nazionale dei leader, nonostante la richiesta avanzata al presidente Berlusconi di avere un candidato espressione del partito. Tutti i dirigenti di Forza Italia abbiano chiesto una particolare attenzione verso Forza Italia in questa regione, che lo devono riconoscere tutti, ha rappresentato la storia del centrodestra in questi anni. Gli altri partiti, i nostri alleati, ai quali, come dire, siamo fortemente collegati, abbiamo da dire grazie, siamo convinti che questa alleanza vada portata avanti, però nessuno può disconoscere che in questi anni l'opposizione l'ha fatta solo Forza Italia, perché solo Forza Italia è rappresentata in Regione Abruzzo, così come la maggior parte dei sindaci dei comuni più importanti. È ovvio che noi comunque vogliamo vincere le elezioni, l'alleanza non è minimamente messa in discussione, quindi le rappresentazioni e il retroscena su molti quotidiani sono del tutto destituiti di fondamento. La scelta del candidato sarà fatta a Roma e noi ci adegueremo a quella scelta. Nella conferenza stampa di Pescara si è parlato anche di manovra economica nazionale e del matrimonio problematico fra Lega e Movimento 5 Stelle. Il deficit non è da demonizzare se finalizzato agli investimenti, dicono Masci, Pagano, Martino e Damario. Però nella manovra non ci sono fondi destinati alle grandi opere che per la regione sono messa in sicurezza di A24 e da A25, potenziamento della ferrovia Pescara-Roma e terza corsia sulla 14. Per Forza Italia, dunque, la finanziaria giallo-verde è dannosa anche per l'economia abruzzese, con un reddito di cittadinanza destinato solo ad aumentare il lavoro nero e la disoccupazione. Ancora elezioni regionali. L'assessore alle attività produttive di San Salvo, Tonino Marcello, ha presentato ufficialmente ieri la propria candidatura con Azione Politica, che fa riferimento sempre al centrodestra e al coordinatore Gianluca Zelli. Marcello, esponente di lunga data di Forza Italia, passa quindi dalla lista civica in vista delle elezioni che ci saranno, lo ricordiamo, il 10 febbraio del prossimo anno. Vediamo il servizio. Innanzitutto per tutelare il nostro territorio, e bisogna avere una persona che ci crede in questo territorio, che voglia portare la propria testimonianza e possa portare le istanze del territorio sui tavoli istituzionali, quelli più alti della politica, in questo caso quelli della regione. Ho iniziato la mia esperienza politica semplicemente come un fan della politica. Le prime campagne elettorali nel mio comune risalgono ormai a tantissimi anni fa. Ho iniziato la mia prima esperienza amministrativa facendo opposizione, quindi vedendo il comune con un'altra visione, cercando di poter portare il mio proprio apporto e quello che volevo fare per il cambiamento di questo comune. Poi sono passato un'esperienza provinciale facendo prima il vicepresidente del consiglio provinciale e poi l'assessore provinciale, sono stato incaricato in secondo momento. Poi sempre contemporaneamente facevo il consigliere di maggioranza, in questo caso al comune di San Salvo, quindi sostenendo la mia maggioranza, nonostante avevo tutte le carte in regola, per fare anche l'assessore del mio comune, facendo un passo indietro a favore di qualche altro per non ricoprire due ruoli importanti in quello stesso momento. E ad oggi faccio l'assessore comunale in questo comune e quindi da qui nasce la voglia e la decisione di poter dare un apporto di quello che è un ente sovraccomunale, la regione, che sicuramente è quello più vicino ai comuni e quello che serve dare slancio ai territori. Lasciamo la politica adesso per aprire la pagina sindacale. In primo piano c'è la vertenza Ball. Meno di un mese di tempo
a disposizione per cercare di evitare il licenziamento di 70 lavoratori dello stabilimento di San Martino sulla Marucina. Siamo in provincia di Chieti, oggi nella sede dell'ente provincia, sindacati, politici e rappresentanti delle istituzioni hanno fatto il punto della situazione sullo stato dell'arte di questa vertenza difficile. Presente anche il vice capo di gabinetto del Ministero dello Sviluppo Economico, Giorgio Sorial. Vediamo insieme il servizio. È una corsa contro il tempo per salvare il sito produttivo Boll di San Martino sulla Marucina in provincia di Chieti. A Natale scatteranno i licenziamenti dei 70 dipendenti della multinazionale americana che produce lattine in alluminio per grandi marchi come la Coca-Cola, pronta a delocalizzare la produzione in Serbia. Questa mattina, nella sede della provincia di Chieti, c'è stato un incontro tra lavoratori, sindacati, politica e rappresentanti delle istituzioni per cercare di creare quella massa critica che possa far smuovere il colosso americano dalla sua attuale posizione irremovibile di chiusura dello stabilimento. È chiaro che i prossimi step sono naturalmente il tavolo al Ministero dello Sviluppo Economico e del Lavoro, dove noi abbiamo già dichiarato in maniera trasparente che mettiamo a disposizione tutti gli strumenti finanziari che possono essere utilizzati, quindi una cassa integrazione per 12 mesi che mettiamo già sul tavolo oggi per questi lavoratori, gli strumenti finanziari dello sviluppo economico nel caso in cui ci fossero delle aziende interessate a mantenere quella produzione, farne anche altra, noi con i nostri strumenti siamo a disposizione per compartecipare direttamente anche dal punto di vista finanziario, quindi nonostante sia difficile basterebbe veramente poco e auspichiamo che nel più breve tempo possibile questo messaggio dagli Stati Uniti, da questa multinazionale americana, arrivi a questi lavoratori. Ecco, la Boll non è in crisi, è un'azienda che ha del fatturato, ha della produzione, ma questa produzione verrà spostata dall'Abruzzo in altre sedi. Certo, la Boll non è in crisi, non sta perdendo soldi ma li sta guadagnando e così ne vuole guadagnare di più sulla pelle e sulle spalle dei lavoratori, per questo per noi è inaccettabile. Lo spostamento del lavoro in Serbia è un'ulteriore presa in giro non solo per noi ma anche per i lavoratori della Boll di Verona, perché rischiano di vedere il lavoro andare in Serbia e non tornare a Verona. Ma la cosa grave è che l'azienda ha disatteso tutte le intenzioni del governo. Ci hanno liquidato in 10 minuti e hanno detto no a tutte le nostre proposte. La situazione è drammatica, per questo abbiamo chiesto intervento al ministro Di Maio. C'è poi un aspetto anche particolare di questa vertenza e di questi licenziamenti che arrivano sotto Natale. Un'azienda che è spregiudicata anche per questo, già solo per il fatto che i licenziamenti arrivano il giorno di Natale avrebbe dovuto con noi spostare i termini della fine della procedura, ma il fatto che è irremovibile su questa questione a noi fa pensare che in realtà è stato anche un fatto premeditato molto probabilmente. I lavoratori della Boll hanno scritto una lettera indirizzata ai clienti della multinazionale chiedendo di intercedere affinché si trovi una soluzione che salvaguardi i posti di lavoro in Abruzzo. La chiusura della Boll, spiega il sindaco di San Martino sulla Marucina, sarebbe un colpo mortale per tutta l'area marucina che comprende una ventina di comuni. Noi nell'area interna stiamo vivendo un momento tragico, secondo me il peggiore dal dopoguerra, perché siamo praticamente abbandonati. Un'azienda, se voi partite da Penna Piedimonte, tutta la valle, fino ad arrivare a Francavilla, io penso che la Boll è l'unica azienda, l'unica multinazionale presente e non può andarsene così dopo 30 anni, praticamente con tutti i risultati che hanno avuto, per 10 anni senza infortuni sul lavoro, assenteismo quasi zero, cioè produttività al massimo, vi siete il mondo in bianco, prendono e danno due calci a qua. Onesti operai e li voglio mandare a casa. Noi ci stiamo adoperando con la speranza che tutti ci diano una mano per cercare comunque di trovare una soluzione dignitosa a questa vicenda pessima. Adesso la cronaca: attentato incendiario questa notte nel deposito Pastorino del Cogesa. 4 mezzi per la raccolta dei rifiuti sono andati a fuoco, 3 praticamente distrutti mentre uno è stato seriamente danneggiato. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri sul posto, anche i vigili del fuoco, per accertare le cause del rogo. Da qualche giorno il Cogesa è finito nell'occhio del ciclone per via delle assunzioni annunciate e dell'esposto denuncia fatto dall'amministratore unico del Cogesa nei confronti dei 6 sindaci che lo avrebbero accusato di aver falsificato il verbale dell'assemblea in cui erano state decise le assunzioni. Il Cogesa è un'azienda partecipata e gestisce la raccolta differenziata per conto di oltre 60 comuni abruzzesi.
Da Sulmona ci spostiamo a Tollo, monta circa 18.000 euro il bottino del colpo messo a segno la scorsa notte attorno alle 2.10 dove un gruppo di tre malviventi ha fatto esplodere con la cosiddetta tecnica della marmotta il bancomat della filiale UBI che ieri pomeriggio era stato caricato con 20.000 euro. La deflagrazione ha danneggiato anche un'auto parcheggiata di fronte alla banca e le vetrate di un locale di proprietà del comune di Tollo. Sul posto sono state recuperate banconote per circa 500-600 euro ed una mazzetta bruciata. Ovviamente sono in corso le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Ortona per individuare i responsabili dell'ennesimo colpo con la marmotta in provincia di Chieti. Adesso cambiamo argomento, ci occupiamo di sanità. Su proposta del circolo del Partito Democratico di Penne, il direttore generale della ASL pescarese, Armando Mancini, potrebbe concedere al presidio ospedaliero del San Massimo una decina di posti letto per affrontare in maniera migliore la stagione invernale, anche in vista dell'affluenza maggiore che c'è proprio nel periodo freddo. Vediamo insieme il servizio di Vestina News. Con il freddo che ormai fa capolino sulla nostra regione, il picco di influenza previsto tra dicembre e gennaio e il congestionamento dei reparti dell'ospedale civile di Pescara, il circolo del Partito Democratico di Penne, unitamente al consigliere comunale Ennio Napoletano, hanno prospettato alla direzione generale della ASL di Pescara, nello specifico al dottor Mancini, la necessità di attivare in via straordinaria e temporanea ulteriori posti letto nell'area medica dell'ospedale San Massimo di Penne, così da soddisfare le esigenze dei pazienti. Abbiamo richiesto alla direzione generale dell'ASL di Pescara, quindi al dottor Mancini, di poter attivare dei posti letto in medicina, così con il relativo personale, perché questo è importante, perché attivare dei posti letto senza personale medico, sanitario e sociosanitario è praticamente inutile. Quindi il dottor Mancini ha dato comunque risposta positiva a questa nostra istanza. Noi riteniamo questo sia di vitale importanza, soprattutto perché denota come con il dialogo, con il confronto, con la proposta concreta si riescono a portare a casa dei risultati. Ecco, questi dei posti letto per andare comunque a liberare quei posti di lungo degenza che sono importanti quando si vanno a fare delle diagnosi più lunghe. Sì, assolutamente sì, soprattutto perché così si vuole attivare anche un percorso di prevenzione per non arrivare all'ospedale e quindi fare una sanità a 360 gradi e fare anche una riabilitazione post-operatoria e pre-operatoria. Ma la speranza del territorio è sempre la stessa, e cioè che se dovesse andare a buon fine la proposta del Partito Democratico, una volta passato l'inverno, il San Massimo possa continuare a mantenere questi posti richiesti e il personale per sopperire ai nuovi pensionamenti che scatteranno dal 1 gennaio. Voltiamo pagina, adesso andiamo a scoprire insieme il master universitario organizzato dalla Camera di Commercio di Chieti e Pescara. Un master universitario in collaborazione tra la Camera di Commercio di Pescara Chieti e l'Università d'Annunzio, si parla di web e di marketing, una sinergia sempre più profonda tra l'università e dunque chi si occupa della formazione e la Camera di Commercio che si occupa anche del futuro delle nostre generazioni. Sì, la quarta edizione del master in web marketing, grande successo delle edizioni passate, e si rinnova questa sinergia tra Camera di Commercio che sta puntando sempre di più all'innovazione tecnologica, al web, a far sì che non solo le grandi imprese ma anche le piccole imprese della produzione, del commercio, del turismo in qualche modo siano pronte per sfidare il mercato del futuro e questa rivoluzione digitale che ormai è in pieno corso. Si parla di giovani che apprendono queste nuove tecnologie ma che a un anno da questo master hanno grandissime possibilità di occupazione, così? Sì, devo dire che la notizia e forse l'autorevolezza del master deriva dai risultati del master stesso. Il 75% infatti degli studenti a un anno dal master, parliamo di 4 edizioni, ha trovato occupazione. E che occupazione, direi. Faccio un esempio, noi abbiamo una ex nostra studentessa che oggi è ai massimi vertici della Bosch Italia in termini di community
community manager, quindi insomma professionalità e allocazioni di queste professionalità che dimostrano probabilmente l'eccellenza di questo master, che oggi si fa in Abruzzo per la quarta edizione, ma diverse camere di commercio come quella di Crotone stanno riproponendo. Ci sono anche delle borse di studio che metterete in palio? Sì, la Camera di Commercio che ha creduto in questo master e che continua a credere elargisce 10 borse di studio a copertura totale per studenti meritevoli con criteri oggettivi. Andiamo all'Aquila, inaugurato il nuovo anno accademico del Conservatorio Casella. Cresce il numero degli iscritti nonostante le difficoltà logistiche della città, ancora gravata chiaramente dal post-sisma del 2009. Sentiamo il servizio di Daniela Rosone. Per la sesta volta il Conservatorio Casella torna a inaugurare il suo anno accademico con un concerto offerto alla città nel giorno di Santa Cecilia, quasi a volerne suggellare il carattere regolare e allo stesso tempo di tradizione consolidata dell'evento. Ancora una volta lo facciamo seguendo la cifra che ci è più cara, quella di farvi conoscere l'istituzione attraverso i risultati artistici conseguiti dagli studenti, ha spiegato il direttore Gian Domenico Piermarini. All'orchestra degli studenti, padrona di casa indiscussa delle ultime edizioni del concerto, quest'anno abbiamo voluto aggiungere un ulteriore arricchimento, ha detto, nel senso appena affermato, e abbiamo voluto che a dirigerla fosse un altro studente scelto tra gli allievi della classe di direzione d'orchestra. I numeri del Conservatorio Casella, che appena ha celebrato il 50° anno di attività, sono importanti. Il numero degli studenti è cresciuto nel corso degli ultimi anni, attestandosi ad oltre 800 iscritti, mentre per quanto riguarda la didattica, il nuovo anno accademico del Conservatorio inizia arricchendo la sua offerta formativa grazie alla messa a ordinamento dei corsi di diploma accademico di secondo livello con decreto del MIUR che ha accreditato ben 47 corsi e l'attivazione dei corsi per la formazione dei docenti. Paradossalmente dopo il terremoto si pensava chissà quali disastri di iscrizioni, il nostro conservatorio è salito nei numeri, ma non soltanto nei numeri, ma soprattutto nella qualità della formazione raggiunta in questi anni, grazie anche al MUSP in cui siamo ospitati, la protezione civile diciamo dopo il terremoto ci fece questa donazione e questo ci ha permesso di crescere molto sull'aspetto proprio artistico e professionale, perché abbiamo spazi per operare quotidianamente, insomma, per fare quello che il conservatorio deve fare, didattica e formazione. E adesso apriamo la pagina dello sport, partiamo chiaramente dalla Serie B e dal Pescara. Domani alle 15 ci sarà l'atteso derby fra il Pescara e l'Ascoli in uno stadio adriatico Cornacchia, dove ci saranno oltre 10.000 spettatori con 2.000 soltanto di sponda ascolana. Tra le file del Delfino mancheranno Campagnaro Capone e l'ex Canutè. Ha recuperato Balzano, che è in vantaggio su Ciofani per una maglia da titolare. Sarà Perrotta a sostituire al centro della difesa Campagnaro. In attacco un altro ex Monachello sarà il centravanti nel tridente completato da Mancuso e Marras. La presentazione del match nelle parole dell'allenatore del Pescara Beppi Pillon dopo la rifinitura di questa mattina. Ma dispiace per Ugo, perché per noi è un giocatore importante, però io sono molto convinto che chi lo sostituirà farà molto bene, perché ci siamo allenati bene in questi 15 giorni, ci siamo preparati bene, la squadra sta bene fisicamente, mentalmente anche, perciò siamo pronti a giocarci questa partita. Secondo me è la squadra che è più propositiva, ha cambiato il sistema di gioco, ha dei giocatori secondo me anche come Ninkovic, giocatori Ardemagni, sono giocatori di spessore. Una squadra molto organizzata dal suo allenatore, che la prepara molto bene, perciò è un'insidia, però noi facciamo la nostra partita, cercheremo di far bene, dipende molto da noi, secondo me deve essere il nostro atteggiamento che proponiamo in campo. Se noi ripetiamo il primo tempo di Lecce non dobbiamo avere paura di niente, di nessuno, nel senso ce la giochiamo con tutti.
Campanello d'allarme sono i gol che abbiamo preso, troppi, negli ultimi due partite. E qui dobbiamo ritrovare un po' la compattezza di squadra. Quello che ci ha contraddistinto per arrivare a questo risultato è stato questo: compattezza e soprattutto la velocità di esecuzione nelle ripartenze ci ha portato ad avere sempre dei risultati importanti. Ecco, questo è, noi dobbiamo ritrovare questo. Anche dopo la sconfitta di Palermo ho visto una tifoseria che non che ci ha aiutato, che nonostante abbiamo perso 3-0 ho visto che hanno accettato il risultato e hanno guardato avanti. Questo vuol dire che tra la squadra e la tifoseria c'è una buona unione da questo punto di vista. È chiaro che noi dobbiamo però continuare a fare risultati, perché sono sempre quelle che determinano il tutto, i risultati. Non c'è altra. Se tu fai risultato, la gente si appassiona di più, comincia a venire di più allo stadio, aumentano le presenze e lo testimonia dall'inizio a quello che stiamo. Perché tu hai fatto una serie di risultati. La continuità dei risultati ti porta poi che la gente comincia a credere nella squadra. E questo è molto importante. Adesso scendiamo di categoria, andiamo in Serie C, seduta di rifinitura questa mattina per il Teramo che domani affronterà la Giana Erminio al Bonolis in un vero e proprio scontro diretto per la salvezza. Dubbi a centrocampo per Maurizi nella scelta del playmaker e davanti per le ultimissime andiamo proprio a Teramo da Ania Cantagalli. Il Teramo torna domani in campo qui al Bonolis per affrontare la Giana Erminio. È stata una conferenza stampa di Agenore Maurizi questa mattina in cui il tecnico ha anche parlato della rosa, oltre che dei prossimi avversari, ha anche parlato della rosa del Teramo, ha sciolinato tutta la rosa del Teramo facendo capire determinate cose. La prima è che sceglierà o tra Proietti o tra Ranieri chi sarà per l'appunto titolare nel ruolo di playmaker. La seconda è che molto probabilmente Mastrilli tornerà titolare perché a centrocampo è l'unico mancino naturale a disposizione del tecnico. I dati di fatto dicono che noi abbiamo fatto 6 partite, 10 punti, possono essere un bottino più o meno sufficiente se vogliamo. Per quello che abbiamo espresso poteva essere un bottino maggiore. Adesso le prossime partite, la prossima partita, perché per me pensare più a lungo nel mondo del calcio è molto riduttivo, perché sappiamo, perché così bisogna parlare, pensare di partita in partita, quindi sappiamo domani che dobbiamo affrontare una partita e il dato di fatto è quello che facciamo domani. Nel senso che Mastrilli potrebbe tornare titolare perché comunque è sinistro naturale, ha fatto bene. Delle volte deve credere più in se stesso, se farà questo sarà un buon calciatore. Diciamo che sono due giocatori molto bravi, è un peccato avere due giocatori così bravi e non poterli utilizzare. Ma come dicevo prima, il calcio di Serie C è un calcio di episodi, di seconde palle, è un calcio di agonismo, dove l'agonismo è ciò che nutre lo sport, soprattutto in Serie C. Il mister del Teramo ha parlato anche di Piccioni nell'illustrare per l'appunto la rosa, ha detto che lo considera soprattutto una seconda punta al pari di Bacio Terracino, l'unica vera prima punta del Teramo per l'appunto Barbuti, ed è ancora indeciso l'allenatore biancorosso se schierare le due seconde punte per così dire, Bacio Terracino e Piccioni, e Barbuti e Zecca sembra essere queste infatti il gioco delle coppie. Dubbio anche in difesa, c'è l'ipotesi di un ritorno dal primo minuto di Vitale in ballottaggio con Altobelli, ricordiamo che Caidi non ci sarà per uno stiramento al bicipite femorale, salterà sia la gara di domani sia quella di domenica prossima contro il Renate. Dubbio anche a centrocampo per quanto riguarda la mezzala destra, perché Spighi non è stato molto bene in settimana. Ho tantissime seconde punte e una prima punta che è Barbuti e Piccioni, che si può adattare, poverino, perché io personalmente lo sto massacrando perché non è il suo ruolo, si può adattare a giocare di prima punta.
E adesso andiamo in Serie D. Saranno in campo domani le 6 abruzzesi impegnate nella 14ª giornata del campionato del girone F. Spicca il derby fra Notaresco e Vastese, test interni per Francavilla, Giulianova ed Avezzano. Trasferta invece per il Pineto, ci racconta la giornata di campionato Andrea Costantini. Allo stadio Savini va in scena l'unico derby abruzzese della 14ª giornata di Serie D. Notaresco e Vastese daranno vita ad un match ricco di spunti. Se i padroni di casa vorranno mantenere il passo da grande e almeno restare in scia della vice capolista Cesena, la Vastese non vuole interrompere il suo processo di risalita in classifica. Sfida tra tanti ex. Nel Notaresco c'è il difensore La Barba, sul fronte Vastese ce ne sarà uno virtuale, Napolano, che è squalificato ma che comunque chiuderà a breve il suo rapporto con la società aragonese, e poi Stivaletti, Giampaolo ed il tecnico Fabio Montani, che ricorda la salvezza centrata col San Nicolò lo scorso maggio e si proietta subito al match di domani. Con grande sofferenza, perché sono stati veramente 5 mesi tosti, abbiamo fatto una rincorsa lunghissima perché 15 punti al girone d'andata erano davvero pochi. Abbiamo addirittura quasi rischiato di salvarci direttamente, perché se l'ultimo vinciamo a San Marino eravamo salvi diretti. Un bellissimo ricordo, un'esperienza bella, soprattutto per un gruppo di ragazzi che hanno voluto a tutti i costi la salvezza. E ormai noi siamo abituati a navigare a vista, quindi non ci aspettiamo nulla. Io e i ragazzi sappiamo che in questo momento c'è da dare il massimo, da spingere, da non piangersi addosso assolutamente. Non mi rompo la testa, come dico, non mi faccio la testa prima di rompermela. Andremo in campo sicuramente con 11, saremo 11 contro 11. Nel Notaresco out Collevecchio, più assenze per la Vastese, oltre a Napolano, squalificati D'Alessandro e Molinari, infortunato Viscardi. Scontro che sa di playoff quello tra Francavilla e San Giustese. Dopo due trasferte poco proficue, i giallorossi di Paolo Racchini vogliono l'intera posta al Valle Anzuca, dove finora ha lasciato le briciole alle contendenti, anche se l'avversario è di quelli ostici. Noi in casa possiamo battere chiunque se facciamo la partita che di solito facciamo, insomma. Ripeto, noi affrontiamo questa squadra con umiltà, sapendo che comunque sono davanti a noi, stanno facendo un ottimo campionato, però sappiamo anche che noi in casa riusciamo a esprimere un bel calcio, e quindi anche domani cercheremo di fare di metterla sul ritmo, sul gioco, come fanno anche loro. Comunque, ripeto, è una squadra che sa giocare, una squadra che sa palleggiare, però se siamo organizzati in certe cose, penso che domani ne verrà fuori una bella partita. Dopo aver affondato il Cesena, per il Pineto arriva una prova di maturità al Villa San Filippo contro la coriacea matricola Monte Giorgio. Il tecnico Daniele Amaulo dovrà rinunciare agli squalificati Amadio e Mazzei, ma spera di rivedere la squadra solida e arcigna di domenica scorsa. Un Pineto in crescita anche grazie ai gol di un Tomassini rigenerato e capace di tradurre in reti la mole di gioco degli adriatici. Per il Giulianova la buona notizia è che se la vedrà al Fadini contro l'Isernia. Finora i giallorossi sono stati implacabili con le molisane, avendo violato i campi di Agnonese e Campobasso. Altri 3 punti servirebbero a consolidare la classifica. L'auspicio è il ritorno al gol del bomber Tozzi Borsoi. Di contro una Isernia in crisi, reduce da 4 sconfitte consecutive e senza gli squalificati Di Leonardo, Barretta e De Chiara. Infine l'Avezzano, che guarda al campo ma pensa alle manovre di mercato, col patron Gianni Paris che ha blindato Dos Santos ma che potrebbe sacrificare Deramo e Alessandro. Intanto domani al De Marzi arriva la quinta forza del campionato, quella recanatese, dall'attacco atomico ma priva del centrale Nodari. Per l'Avezzano si tratta di proseguire il percorso di uscita dalla crisi imboccato nell'ultimo mese di campionato. Ed è tutto per questa prima edizione del TG6 che si aggiorna alle ore 19. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di giornata.